Cicerone scrive il De Officiis di getto negli ultimi mesi del 44 a.C., parallelamente alla composizione delle orazioni contro Antonio, le Filippiche. Come scrive Giambiagio Conte, mentre combatte colui che ai suoi occhi sta portando la patria alla rovina definitiva, Cicerone cerca nella filosofia i fondamenti di un progetto di vasto respiro, indirizzato alla formulazione di una morale della vita quotidiana che permetta all'aristocrazia romana di riacquistare il controllo sulla società. Il De Officiis, come suggerisce il titolo, è un trattato di etica, ma in forma di epistola indirizzata al figlio Marco, che si trovava ad Atene per completare la sua formazione. L'autore abbandona la struttura del dialogo che caratterizza le precedenti opere filosofiche a favore del trattato con finalità pedagogiche. L'opera è rivolta infatti alle nuove generazioni, simbolicamente rappresentate dal giovane Marco, a cui è affidato il compito di salvare lo Stato. Nella composizione del trattato, Cicerone si rifà sostanzialmente al pensiero del filosofo stoico Panezio di Rodi, in particolare alla sua riflessione sul concetto di katekon, ciò che conviene, termine che l'autore latino traduce con la parola officium. Il De Officiis è diviso in tre libri. Nel primo, Cicerone definisce il concetto di honestum, cioè del bene morale, ciò che è moralmente buono, in base al quale si definiscono i doveri. Dall'honestum derivano quattro virtù a cui si ricollegano determinate categorie di doveri. La sapienza, che consiste nella ricerca e conoscenza del vero. La giustizia, la virtù alla base dei rapporti sociali, fondata sul diritto di proprietà e sulla necessità di rispettare gli altri e quanto loro appartiene. La magnanimità o grandezza d'animo, propria di chi è pronto a sacrificare i propri interessi al bene comune, dedicandosi in particolare alla guida dello Stato. La temperanza, intesa da Cicerone come armonia di pensieri, gesti e parole, che si traduce concretamente in un comportamento ordinato, fondato sull'autocontrollo.